Eccoci, benvenuti in un'altra video ricetta. Allora, oggi sono sempre dietro la telecamera perché sono sempre indecente. Allora, dal mio nuovo libro di Jamie Oliver cucineremo il beef kofta curry, che sarebbe questo. Allora, gli ingredienti che ci servono qua, la ricetta è da per 4 persone, ma io lo farò per 2, quindi ho dimezzato gli ingredienti. Comunque, per 4 persone sono 250 g di lenticchie, poi il gran masala, sono delle spezie indiane, ma io non le ho trovate, quindi non le metto. Poi della carne trita, 400 g, dell'olio d'oliva, poi 2 pomodori, il cipollotto, che è qua, devo ancora pulirlo. Comunque 2 cipollotti, un peperoncino fresco, del coriandolo, io uso il prezzemolo che ho ancora nel freezer, poi della curcuma, come si chiama? Miele, poi del curry, 2 confezioni di latte di cocco, e poi qua dice dello yogurt naturale per servire, giusto per metterlo così, ma a me non piace, quindi non lo metto. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere le lenticchie in una ciotola con il sale, il pepe, non c'era scritto, vabbè, il pepe, il gran masala e la carne, e mischiare tutti insieme con delle mani pulite, vabbè, ovviamente con le mani pulite. Ok, cominciamo. Allora, carne, sale, pepe e lenticchie. Lenticchie. Adesso che la carne è ben mixata, dobbiamo formare 8, qua dice 8, vabbè, in base a quanti siete. Qui li chiama fingers, vabbè, questa forma, insomma. E poi li andremo a friggere. E li friggiamo. Allora, nel mixer dobbiamo mettere il pomodoro tagliato a pezzi, e il ginger, il... come si dice in italiano ginger? Zenzero. Lo zenzero, il cipollotto, il peperoncino, io ho messo anche il prezzemolo, e insieme andiamo a mettere le spezie, un cucchiaino di curcuma. Poi un cucchiaino di miele liquido. Un cucchiaino di curry. Infine ci manca il latte di cocco. E basta, abbiamo messo tutto. Chiudiamo e mixiamo. Allora,
le nostre polpette sono pronte e adesso dobbiamo portare ad ebollizione la salsa che abbiamo fatto. Sta iniziando a bollire e ci aggiungiamo la carne. Daniele, vieni caro, voglio il nostro curry è quasi pronto. Ecco, il piatto è finito. Il profumo è davvero invitante. Grazie per aver visto il video. Alla prossima ricetta. Ciao!